a voi. Volete entrare? Sì. Sì. Punto. Ok, mi livello anche quest'area. Ok, allora. Aggiustatevi voi come volete entrare. Allora, che cosa vi si presenta davanti? Un tavolo pieno di roba, praticamente roba da mangiare con dei piatti belli grossi, probabilmente per dei troll. Beh, ci sono delle finestre da cui potete affacciarvi, anche se posizionate dove stanno un pochino scomodo. E vedete questa enorme fornace, ok, nera, aperta, con dei... praticamente... come si chiama? Aspetta, non la botola. L'apertura, ok? L'apertura della grata, di questa caldaia, sembrano come fossero dei denti. Da cui partono poi due tubi blu che poi si diramano intorno a tutta la stanza. Tutta la stanza, e probabilmente proseguono andando giù. C'è qualcos'altro qui, oggetti, cose? Tu che hai percezione del magico riesci a vedere qui qualcosa e qui. Ok. Che scuola? Allora, dovrebbe essere necromanzia per tutti e due. Cose brutte. Posso capire che cos'è? Quale? Sapienza magica? Provo Sì, su quale dei due? prima uno o poi l'altro. Sulla... Capire che Allora... cosa abbiamo a fare, se magari una trappola o qualcosa del genere. Facciamo una cosa un attimo. Allora, disegna forma. Allora, qui. O qui. Quadrato grande o quello piccolo? Parto prima da qui, dai, dalla Ok. caldaia. Allora, tiriamo quindi di sapienza magica. 31. Ok. Riconosci l'incantesimo perché l'hai visto quanto 20 minuti prima. È un costrutto di fronte. Quello di fronte a te è un costrutto, però la magia. Cioè, la magia è esattamente la stessa. La stessa, diciamo, impronta digitale magica. Riconosci lo stesso Quindi autore. questa cosa si può muovere? Sì. Oh merda. E questo? Questo tiro? 27. Diciamo che... Aspetta, vado direttamente alla pagina sua. Ah, caldo così faccio giusto. Non dico cavolate. Ok. Allora... No, costrutto. no. È un oggetto magico. Però, cioè, semplicemente scalda qualsiasi liquido a una temperatura Ah. precisissima e lo mantiene così vita Ok. natural durante. Ok. Vedete che là l'acqua sta costantemente a bollire. Allora, io guardo gli altri e dico, ragazzi, vedete quella caldaia? È un cazzo di costrutto pure lei. Solo che non possiamo prendere a martellata una caldaia, esplode. Ada si gira perché stava ancora un pochino pensando alla bambina. Si gira e fa: ma che cavolo è quella cosa? Era quello il drago? Mi sa di sì. E come lo distruggiamo? Non so se gli estinguiamo il fuoco in bocca.
Intanto, in tutto questo, notate comunque che i tubi stanno vibrando forte, visto il fatto che comunque al piano di sotto non ci sono più tubi. Già. Cominciate a sentire il terreno sotto i piedi scaldarsi, praticamente. Ah. È una bella. No, perché il vapore è sotto. Ah, ok. Praticamente stiamo facendo la. Stanno facendo. Praticamente lì sotto c'è la sauna Ah, adesso. ok. Cioè, praticamente hanno creato un cazzo di costrutto per riscaldare qua tutto. Ma che cazzo di senso ha? Iniziativa, manteniamo quella vecchia, vero? Sì. Sì, vabbè, c'ho io. Io e Sara siamo messi male, dai. E niente, ragazzi, non so, dobbiamo prendere a martellate un ragazzo di qui. Oltretutto, qui effettivamente abbiamo problemi, perché il fuoco è un problema. Vabbè, Non non per tanto per Ada. me. Sì, per me, tipo. Non per Ada, Per me nemmeno, che guarda, Ada c'ho appare l'esistenza. tipo. Che ti devo dire? Cioè, distruggiamogli la cosa lì. Non voglio lasciargli neanche un pezzo, io non gli voglio Vabbè, lasciare. sicuramente facciamo doppia carica come prima, tanto alla fine. L'esistenza al fuoco ce l'ho. Eh sì, dai, facciamo anche. Io non ce l'ho. Io c'ho un 5, vale la pena. Però c'ho alta destrezza, quindi c'ho anche ludere, quindi volendo posso anche evitargli i danni. Dai. Ok. E niente, dai, Carica. carichiamo chi deve caricare, Ok. non lo so, Nel momento in cui vi decidete a caricare, vedete praticamente che il calderone, sì, che la caldaia si solleva, si scardina dove sta e comincia a assumere effettivamente l'aspetto di quello che sembra essere un drago. Purtroppo non c'è la pedina e non posso nemmeno sovrascriverla questa cosa. ingordo. Sì, si chiama l'ingordo. Ok. Che Te l'hai bello. rispoilerato, vero? No. Come facevi a sapere che si chiamava così? Dove? Ho letto sotto la pedina. Ah, già è vero. Ho scritto sotto. Sono un Mi sono coglione. spoilerato solo una cosa e per sbaglio, fine. Per sbaglio, Che mo. cosa? Vero, c'è scritto ingordo. Eh sì, l'ho Cazzo, scritto. l'hai anche tu, però. Sono stato idiota perché effettivamente. Ma sì, vabbè, ma chi è che va a scrollare Per una il volta che non turn mi sono order? spoilerato Cioè, chi è niente. che va a scrollare il turn order? Siate Io, perché onesti. già l'avevo tutto completo, non è che devo scrollarlo io. Vabbè, comunque si fa chiamare l'ingordo, che è un nome che gli hanno dato i bambini tempo fa, per il fatto che buttavano dentro i bambini. Sì. Questo posto lo voglio distruggere. Cioè, dopo deve diventare un pugno di macerie questo palazzo qua. Già Se sta identifichiamolo diventando. con la Diciamo che ci dinamite. stiamo già lavorando. Infatti, Se cioè. identifichiamolo con la dinamite sta cosa proprio. Sì, ma direttamente la prossima volta non possiamo far saltare il tutto senza entrarci. Considera che Adamo veramente c'ha i nervi che stanno esplodendo. Cioè, tipo le palle che stanno Sì, esplodendo. che facciamo quindi? Io qui ci torno quando mi prendo terremoto, ce l'ho. Ci faccio il terremoto sopra, lo faccio scoprire. Guarda, considera questo che è già adesso è una corsa contro il tempo. Sia chiaro, eh. Sì, perché li abbiamo distrutto. Sotto c'è il vapore che praticamente sta. Presente Sta sciogliendo le pareti. praticamente sì. Sì. Quindi praticamente in realtà noi potremmo anche uscire e aspettare che il Però tempo faccia il suo corso. noi dobbiamo scoprire le oppure cose. avete il rischio che questo vi insegua, portandosi dietro tutto, e che sotto c'è il vapore che vi può cucinare. Ada non tanto, ma voi. No, no, ma io nemmeno troppo, però Noi vabbè. adesso lo uccidiamo, non c'è problema, assolutamente. Creo le bolle d'aria per respirare. Allora, quindi, carica di Ade e di Turion. No! Cosa? Adamissa, Perché no, di fa Ada quanti uno. gli attacchi? No, se carico faccio soltanto una adesso, non c'ho ancora Pummeling Charge. È ammissato, no. Adesso sì, al 10 poi dopo quando avrai. All'8, basta all'8, perché viene considerato come monaco o guerriero e richiede il livello 8. Invece Turion infierisce. Visto che figata, è vero? Perché il monaco lo prende prima, lo prende a livello 8? Già. Ma sei sicuro? Sì. Madonna! Cosa? La charge, la.
Fammi un charge. Allora, guarda, richiede BAB più 12, Brawler livello 8, Monaco livello 8. Ma che figata! Ma quanto sei ignorante sta cosa! Sì, perché o lo prende a livello 12 come cosa, oppure Brawler livello 8 e Monk livello 8. Ma è fortissimo! Che Sì, ignorante! aspetta che con Ada devo prendere pure Piranha Strike. Sì. Beh, Piranha Strike. Madonna. Eo. Eh sì. Anch'io lo devo prendere, ma a livelli più alti. Oh, non riesco a mettere punti vita. Comunque, ok. 15 col martello. Ok, 15 danni. Ricorderò. Ok. Thorin. Stavolta ci Armi la Damante o Venino Robot? vado senza pietà. Più 3 più 6 più 2 di 6 più 5. Oh, no, hai missato, porca Ma puttana. perché? Se non avessi missato l'avresti distrutta. L'avresti ucciso, che? No, avresti distrutto, perché è un costrutto, quindi lo distruggi. Ah, quindi. Oddio, ma la cosa tua funziona anche con i costrutti? Che cosa? Con Turion, la Blessing Ira del costruttore funziona anche con i costrutti o solo con le Sì, armi? sì. Beh. Funziona anche con i E allora costrutti. il turno dopo sai cosa fare, no? E devo trovare. Aspetta, aspetta. Se me lo cerco di nuovo, se diventa. Quindi tocca all'Anlis. Sì, ho l'Aliso Kale, ma è la stessa cosa praticamente. Sì, vabbè, ve la gestite voi. Posso caricare perché spazio non ce n'è, quindi attaccherò normalmente. Sì, per un minuto ogni volta che infliggi danno, costrutti allarme, infliggi danno, costrutti oggetti, supera la durezza e riduzione del danno. Male non è. 23 lo prendo. Sì. Ok, sono 13 Altri danni. 13 danni, quindi siamo a 28. Ok. Domanda, ha il sottotipo fuoco per caso? No. No, niente Aspetta un attimo. Di qua in realtà sono 5, di qua sono 3, 8. Ok. allora. Ok, Caleb, tocca a te. Ah, Turion, fammi un tiro di professione fabbro. Un tiro di Professione fabbro. la tipo lo meno potentissimo. 8 e 4 sono 12. Scommetterò il tiro, ti giuro, ogni volta. Non è che partirà un critico ogni tanto. Ok, grazie. Vabbè, il 7 non lo contiamo per No, sicurezza, vabbè, tanto non altrimenti. c'è bisogno, non c'è bisogno, quello che Infatti, avevo. sempre 31 è. Dominio dell'artefice, non lo trovo più No, l'ho praticamente. trovato io davanti, ce l'ho. Ok, lo conta come costrutto. Sì, l'arma infligge del danno e costruisce oggetti, supera durezza e riduzione del danno. Perfetto. È stata la scelta, quindi dopo Caleb, ok, tocca all'ingordo che fa, cerca di ingoiare vivo Ada, cerca di mangiare per intero Ada. Si chiama ingordo, il suo motivo. Allora, Tu muovi, ti muori. ah, non ha una cosa? No. Ok, oh sì, scusate un attimo. Ah, ok, sì, deve fare l'attacco col morso. 5 e 9 non va. Cerca di ingoiarla, ma non va. Peccato, sarebbe stato un attimo divertente. Sarebbe stato divertente. Sì, di pugni Uccidere Victor come dall'interno. alien, alien tipo. Salve. Buongiorno. Ok, quindi cerca di mangiare Ada, ma non ci riesce. Here's Johnny. Tocca a Turion. Vai, So vediamo che cosa. cosa dobbiamo fare. Se. Veniamo fortissimo.
Si deve tirare qualche dado in particolare? No, devo soltanto vedere un attimo una cosa. Ok. Devi vedere un attimo cosa richiede, cioè Fa che tipo di l'attività specifica. azione è. Qua forse non lo so. Forse dice qua l'abilità. Mamma mia. Sto facendo no, non riesco a trovare. No, questo concede i domini. Cosa state cercando, ragazzi? Aspetta. Che tipo di azione è Ah. la benedizione? Mi sa di movimento. No, azione la benedizione, azione Swift. No, a meno che non sia indicato diversamente, la benedizione è un'azione standard. Davvero? Sì. Azione standard. Figo. Oddio, non puoi attaccare. Vabbè. Perché è un buff comunque, perché gli dura tot tempo. Un minuto. Vabbè, meglio così, mi buffo allora. Quindi lo fai su di Oddio. te, ok. Visti che qualcosa non ci arriva al prossimo round, Vabbè, infatti. è vero, ti conviene attaccare. Vabbè, allora dai. Facciamo per la Oddio. prossima volta, ci teniamo più preparati. Oddio, vi informo. Mi Che informo, seconda fase a posto, no, no, ok. Ah, che c'ha ok. durezza 10, eh. Dicchia. Che c'ha? Durezza Durezza 10. 10. Capisci perché servivano le armi in adamantio adesso? Che poi dovrò un Che martelletto in fortuna che il suo adamantio. martello è in adamantio. Fortuna mi porta davanti ho più 3. Vabbè, e escludilo il più 3. Prossimo Vabbè. livello, ogni mio blast viene considerato in adamantio. Cioè, viene considerato adamantio o qualunque altro materiale Ad metallico. a livello 8 mi sa viene considerato adamantio poi. Io, quando poi il caro Turion mi fa l'arma. Basta chiedere. Basta chiedere, tanto un dado, eh. Per me è solo No, un ma gliel'ho dado. È rara. chiesto a te, però avevamo detto che non c'è il tempo di farlo. Sì, è vero, perché c'era da coprire il massimo di 2 settimane. Arrivavamo a 14 giorni soltanto con Lili. Tra Lili e tu non eravamo Tipo arrivati lì. il nano con la barba bianca. prossima volta che abbiamo tempo, anche perché la voglio fare, voglio farmi la lancia Impact in adamantio. Per ora Quindi Ada, se l'unica arma in adamantio che c'ha è il coso della cintura. Sì, vabbè, che poi può essere qualsiasi cosa, ma ora vabbè. ci tocca. A Turion che colpisce, che poi essendo in adamantio, quindi 15, 15 su 30, ok. 34. 10, porca miseria. Quindi se faccio uno li faccio un cazzo. Bravo. 34, 37 danni. Beh, dai, tanto c'è Tullio che copre, adesso cada. Sono io che occupo gli spazi. Oddio, magari sputa fuoco sto coso, non lo so. Riesco a trovare quel coso. Allora, Turion, ovviamente, gli ho fatto fare quel tiro di fabbro perché in realtà bastava arrivarci facilmente, però tu essendo fabbro era la cosa più facile da fare. Hai presente informato gli altri che basta il ghiaccio. Fai lo shock termico per romperla. Ah, ok. Non ce l'ho il ghiaccio. Siamo in una zona ghiacciata, come chi c'ha il Chi ce l'ha il ghiaccio? ghiaccio? Si girada. Ah. Oh sì. Porco, porra, porra, Il bello era che ci avevo Sì. anche pensato a prendermi il come elemento secondario il ghiaccio. Del tipo Solo Ada, che butta in. ma sai cosa? Sono quelle cose che non ci pensi perché dici cazzo è la cioè sono tutte creature di ghiaccio qui. Cosa fai? Gli prendi il No. ghiaccio? Allora, se da una parte mi interessava prendere l'acqua come elemento secondario, uno per mantenere un filo con l'avventura, sai? Cioè, in mezzo alla neve ci stava che come elemento secondario sfruttassi quello. Dall'altro poi è da pure cose di utility carine. Allora. Però alla fine ho detto, vabbè, no, prendo l'etere che è più è per l'utility è la cosa migliore, la cosa Intanto col migliore. pummeling style di 26 danni soltanto 10 vengono assorbiti, anziché 20. Poi Mi fa ferire. sono 3,
qui e tre qui di fuoco, di ghiaccio, scusatemi, quindi sono... oddio, se è debole al ghiaccio prende più danno. Non mi ricordo un attimo, perché allora se è Debole al resistente... ghiaccio, Se è vulnerabile, è vulnerabile. vulnerabile una volta e mezzo i danni. Ah, ok, quindi prende 4. Prende 4 danni di ghiaccio. Sì, A 4 danni al pugno, che ghiaccio. quindi sono... Allora, più 20, più 8, quindi più 28 Praticamente danni. togli la prima dei danni di ghiaccio perché cioè perché la durezza è non conta sui danni energetici. Sì, infatti quelli sono sicuri. Allora, quindi 30, 37 e 20 con i colpi di Ada. Boom! Si Capito? congela, cioè non è che cade, a parte che comunque vedi il terreno sotto di questa che si sta imbarcando, sta facendo una conca, però vedi che a furia dello shock termico dei pugni di Ada, perché gli si erano congelati i pugni, è praticamente esplosa. Tutti i pezzi di ghiaccio che sono, si sono ritratti, hanno spaccato le vite e tutto il resto, il fuoco si è spento e si è smontato del tutto. Ok, intanto devo togliere due usi del fuoco. Non c'è del... Matteo, un attimo che vado in bagno Ok. io. Io devo anche finito, forse. Se volete esplorare il Ragazzi, secondo... Finire di esplorare il secondo piano, non lo so, dimmi voi. sono mezzanotte e mezza e dovrei iniziare ad andare. Ah, ok. Allora... Facciamo, se volete, facciamo Muffa. allora, dopo quest'ultimo incontro, c'è cioè la parte di roll, dopo sto combat e vado. Ok, scegliete praticamente in quale stanza andare, se qui o qui. Cioè Ah, ok. scegliete qui o tornare qua. Ma voi la scelta. Ma io continuerei, andrei qui. La Aspetta, com'è la situazione ora che abbiamo distrutto benzina, effetti. la caldaia? La situazione di tubatura in vapore qual è? Che essendo finita e staccata dai tubi, vedi praticamente che il cioè, per terra rimane comunque un po' imbarcato, sentite il calore sotto i piedi, però non sembra aumentare. Ok, quindi c'è una stabilità, il tempo è quello sempre, Sì. Considerate però che il vapore tende a salire. ok. Sì. Se voi avete distrutto il piano di sotto, quindi piano piano Ok, inizierà a salire. c'è un piccolo problema tecnico, perché mi segna meno 11 gradi? Dove? What? Qua a Palermo mi segna meno 11 gradi. Cosa? Ho paura. Ma che cazzo sta succedendo? Vorrei capire. Comunque poi l'ho guardato il link è... Non è spoiler, semplicemente sono i personaggi della... Quelli... Gli iconici sono. Ah, ok. Madonna. Sarò non vedevo la paladina di colore. Ma ce ne sono tanti altri. Quella è la fattucchiera. Sono la Ah, ok. fattucchiera, la stregona e la regina delle streghe. Ora puoi leggere anche la lista. Quindi praticamente aspettiamo giusto un attimo che arrivi, che torni Luigi e chiudiamo. Aspetta, almeno se segna... Sì, ok. Sì. C'era il drago. Quale drago? Quello era il drago. No. No, quello era Uno. il drago bianco. Ce n'è uno bianco. Finto, poi... Avete ucciso il Ah. finto, ecco. Mettiamola così. Avevo ucciso il finto, ok. Non avevo fatto il mini boss. Il mini boss del Niente, boss di ti metà fate livello. andare la prossima volta. Ah, Cioè, più ok. che altro Pensavo... di esplorare, se volete esplorare questa stanza adesso. Ah, perché... Sì, vabbè, oddio, io direi di continuare da questo lato. Se poi troviamo magari la scala per salire ancora, invece andiamo nell'altra stanza. La scala è la stessa da cui siete arrivati, c'è soltanto una Ah, scala. ok. Ah, ok, allora esploriamo Allora tutto, dai, esploriamo tutto. vaffanculo. Ok, vabbè, E facciamo cosa troviamo. siccome Thorin ha detto che deve andare, esploriamo solo questa stanza qui. Sì, No, va nel bene. senso,
Nel senso, possiamo esplorare anche l'altra volta, la prossima volta, cioè nel senso... Ma beh, qui non c'è nessun evento, questo è soltanto roba all'interno. Diamo un'occhiata. Domanda, l'oggetto magico questo qui è proprio la pozza? Cioè questo... la struttura? O è un oggetto messo all'interno che... No, no, è proprio il calderone. È proprio il calderone. Il calderone da zuppa perfetto. Quindi, ragazzi miei, non ce lo possiamo vendere questo. Non lo possiamo vendere, ma può essere utile per cuocere. E ve lo portate via. Ci fa... lo stratico. Vabbè, è un calderone. Siamo due nani, nel peso non ci sfotte un cazzo. Okay. Poi tu che c'hai 5 in forza. Ragazzi, possiamo venderlo. Oppure usarlo per farci degli ottimi bolliti, eh. Ricordate. Sei fissato, tu, sempre col cibo. Le zuppe di mandragole, madonna. Mandragorecole, R. Ma perché cazzo? Perché prima abbiamo fatto il pesto con la mandragola. Ma che schifo. No, no. Dopo 3 ore che modifico lo stesso video con la mandragola, forse in mente. E infatti, considera che tra 2 settimane esce quello, quindi... considera che l'ho modificato 3 volte. Pensa a me stronzo, quando li facevo da solo. Madonna, immagino. Ho detto, potevi avvisarmi prima comunque. Io secondo te ci avevo pensato subito. Allora, dicevo... all'interno trovate più o meno sempre le stesse scatole... che stavano qui nell'area L9, ok? Quindi sempre barili, casse piene di roba, roba da mangiare. Più trovate appeso un uncino, ok? Arrugginito. E praticamente su questo uncino c'è... c'è qualche macchia di sangue vecchio dove praticamente qui le vittime, in questo caso purtroppo bambini, venivano appesi a far sgocciolare. Praticamente vedete che questa è l'unica stanza con una finestra aperta perché si fa circolare, fanno circolare l'aria qui dentro. L'unica stanza di tutto. Cioè tutto il primo piano è chiuso. Quelle che avete visto finora erano tutte finestre chiuse, tranne queste due che sono aperte. Master, ma quindi non troviamo niente come oggetti, cose, niente qui? No, cioè trovate delle fiale di vetro, però sono piene di erbe aromatiche, spezie... Santo cielo, ti prego, basta. Solo queste robe così. Ho capito. Cioè, buonanotte a tutti. Sì. Niente. Penso basta. Che più andiamo avanti, più ci incazziamo con le bestie che ci sono qua. Ma anche con la strega che per me è tutto. E pure questo. Con lei, ovviamente. A parte cresce esponenzialmente l'incazzatura, no? Più andiamo avanti più ci incazziamo. Appena troviamo la strega, lei è quella prima che esplode. Sì, esatto. Ovviamente. Che ti si scatena lo stress di 2 anni di carriera. Allora, intanto termino la registrazione.